rotolo di pasta biscotto con crema chantilly all'italiana e fragole. Salve a tutti da Emanuele e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo un dolce, in particolare un rotolo di pasta biscotto con fragole e panna. La particolarità è che la nostra pasta biscotto è fatta non con burro ma con olio. Io vi lascio agli ingredienti e come al solito alla preparazione. Per questa pasta biscotto ci serviranno 3 uova, 100 g di zucchero semolato, 27 g di olio, metà olio d'oliva e metà di mais o girasole, 50 g di farina 00 e 27 g di fecola di patate, un pizzico di vaniglia, la buccia grattugiata di mezzo limone e di mezza arancia. 6 g di baking. Per la nostra farcitura ci serviranno 300 g di fragole che taglieremo a pezzetti dopo averle lavate. Poi ci serviranno 30 g di zucchero e in più, una volta fredde, perché queste le cuoceremo, metteremo un cucchiaio e mezzo di liquore all'amarena. Per la nostra crema pasticcera, che diventerà poi una chantilly perché metteremo della panna, ci servirà un uovo, 50 g di latte, 27 g di zucchero, 12 g di amido di mais, un pizzico di vaniglia bourbon o Tahiti, oppure se avete la bacca basta meno di un quarto di una bacca di vaniglia, del limone grattugiato, ne mettiamo un cucchiaino scarso di buccia di limone grattugiata. In più ci serviranno 25 g di panna montata da mettere nella nostra crema pasticcera per farla diventare chantilly e poi altra panna da montare un po' per l'interno e un po' per la farcitura esterna. Per guarnire ci serviranno altre fragole, zucchero a velo bucaneve e altra panna montata per decorare. Ho preso le fragole dopo averle lavate e tagliate a pezzetti, le ho messo in una casseruola, ho messo lo zucchero e adesso a fiamma bassa le faccio andare fino a quando non cacciano tutto il succo e sono ben cotte. Una volta cotte le fragole, io come vedete le ho colate in modo da dividere il succo dalla polpa. Le lasciamo così raffreddare, sia il succo che le fragole. Per la crema pasticcera io ho messo zucchero, amido e un uovo intero. Non metto un tuorlo in questo caso, metto un uovo intero. Nel frattempo ho messo a bollire il latte con la buccia del limone e con la vaniglia. Ho incorporato nel nostro uovo, zucchero e amido una parte del nostro latte che ha bollito, levando chiaramente la buccia del limone. Adesso verso tutto nella mia pentola e riporto sul fuoco. La crema sta incominciando ad addensare. Adesso appena arriva al bollore io la levo e la faccio finire di addensare fuori dalla fiamma. Ho messo la crema in una ciotola con pellicola a contatto in modo che non faccia crosticine né tantomeno vapore acqueo. La facciamo raffreddare bene perché poi la dobbiamo unire alla nostra panna montata per creare la nostra crema chantilly all'italiana. Facciamo la nostra pasta biscotto. Io ho messo le uova nella mia ciotola, adesso unisco lo zucchero e incomincio a lavorare con la mia frusta elettrica. Adesso che sono diventate belle schiumose, io incomincio ad aggiungere a filo l'olio. Ora che abbiamo dato, vedete, corpo al nostro impasto di uova, zucchero e olio, incominciamo ad inglobare la farina 00, la farina di fecola di patate e il nostro lievito. E in più io ho anche aggiunto le bucce dell'arancia e del limone grattugiato, vaniglia,
E adesso ci incorporiamo le nostre farine. Ho preparato la mia teglia con un foglio di carta forno. Adesso verso il nostro composto. Ho già acceso il forno a 180 gradi. Adesso ce lo livelliamo. Sono ben livellata in modo da non creare zone con più o meno impasto. E adesso inforniamo. Forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Prima di sfornare la nostra pasta a biscotto, ricordiamoci di preparare due fogli di carta forno della stessa grandezza di quella in cui abbiamo adagiato il nostro impasto della pasta a biscotto, per poi infornarlo. Capovolto la mia pasta a biscotto su uno dei fogli che abbiamo preso prima, levo quella con cui abbiamo cucinato. Adesso prendo l'altro foglio, ce lo metto sopra, prendo una teglia per aiutarmi a capovolgerlo e ce la capovolgiamo. E adesso io me la arrotolo in questo modo. Ancora calda. E me la lascio così, in modo da farla un po' raffreddare leggermente. Sto bagnando con il nostro succo che abbiamo diviso dalle fragole la mia pasta biscotto. Ecco qui. Adesso mettiamo la nostra crema chantilly. Io non ho fatto altro che unire alla crema pasticcera la panna che era in dotazione, montata a lucido, quindi non troppo montata. Lasciate un bordino di un centimetro, non andate oltre. Adesso ci mettiamo la nostra purea di fragole. Sarebbero le fragole che praticamente abbiamo messo a scolare e di cui abbiamo preso il succo con cui poi abbiamo riempito il nostro, la nostra pasta a biscotto, insomma, l'abbiamo bagnata bene bene con il nostro succo. Ecco qui, mettiamocele in modo da sistemarle bene. Come avete visto, voi dovete usare la parte esterna che è quella che è in superficie. La parte che è sotto, quando abbiamo cotto, la dobbiamo tenere dentro. E con l'aiuto della carta io finisco di arrotolare in questo modo. E ce lo mettiamo a riposo in frigo per un'oretta e poi lo guarniamo. Ecco il nostro tronchetto pronto per essere servito. Io l'ho guarnito con della panna in modo molto semplice, facendo semplicemente dei giri con una sacca poche con una punta liscia stretta, e poi ho guarnito con delle fragole. Potete in alternativa guarnirlo solo con dello zucchero a neve, bucaneve e delle fragole. Io prima di mettere la panna l'ho imbevuto leggermente con altro succo della nostra fragola che mi ero conservata. Buon dessert a tutti!